La notte migliore si è spostata perché l'asse di rotazione terrestre si è inclinato nel corso degli anni, quindi vi consigliamo di osservare le stelle cadenti in un posto buio nella notte tra il 12 e il 13. Per i più romantici è quella tra il 10 e l'11 di agosto, la notte delle stelle cadenti. Per gli esperti ormai da tempo invece è tra il 12 e il 13. Come conferma l'associazione Arezzo Astrofili, siamo infatti andati con loro all'osservatorio astronomico che si trova a San Zeno. Il 10 agosto cominciano, si può dire, i transiti di stelle cadenti, di una cometa passata nel corso del tempo, quindi possiamo già vedere qualche meteora. Però ecco, tra la notte e il 12 e il 13 trovatevi un posto buio per ammirare lo spettacolo delle meteore. Quest'anno la Luna darà noia fino a mezzanotte circa e poi sarà il momento migliore per poterlo osservare. Diciamo, questo periodo dell'anno si presta bene perché sappiamo che si avvicina il massimo delle Perseidi, quindi delle stelle cadenti, e siamo più invogliati a guardare la volta celeste. Stasera saremo presenti in ben tre eventi. Uno a Castelluccio, c'è una passeggiata sotto le stelle, dopo ammireremo la volta celeste. Uno a Castiglionfibocchi, sempre dove spiegheremo le costellazioni, la volta celeste, e uno a Rapale, vicino Bucine. La stella più bella, ci dicono, da osservare rimane il Sole. Certo, tra l'altro in questo momento ci offre un sacco veramente di spunti, è nel pieno di una grande attività solare. Abbiamo avuto a maggio anche una grossa espulsione di massa coronale che è arrivata fino a noi e abbiamo potuto addirittura da Antria, quindi proprio vicino Arezzo, ammirare l'aurora boreale. Quindi insomma, venite a vedere anche il Sole perché ne vale veramente la pena. Tra l'altro qui in questo momento siamo all'interno dell'osservatorio Zero Spreco di Aesa Impianti, che ormai da un annetto abbiamo in gestione, e qui siamo presenti tutti i mercoledì proprio per fare divulgazione e per poter utilizzare anche questi bellissimi strumenti che abbiamo qui all'interno. Abbiamo un telescopio planetario, quindi per la Luna e i pianeti, e un bellissimo telescopio solare, il più grande a livello amatoriale del centro Italia, con cui ammirare la nostra stella e il nostro Sole, che insomma vi invitiamo quindi a venire a trovarci anche qua. Trovate tutte le informazioni sul sito di Zero Spreco nella pagina dedicata all'osservatorio e, come dicevo prima, su tutti i nostri canali.